Marco, Ronny, benvenuti a MBA Imprenditori Stories. È un piacere riavervi qui al CUOA. Ciao Diego, grazie per l'invito, è un piacere anche per noi. Grazie Diego, ciao a tutti. Ronny, Marco, voi siete gli amministratori e siete i soci anche di Punto 2, che è una holding che raggruppa un gruppo di imprese. In poche parole, di cosa si occupano le aziende del vostro gruppo? Sì, allora Punto 2 raggruppa, come hai detto tu, una serie di attività. Alcune sono attività anche operative, nelle quali noi ci dedichiamo anima e corpo giornalmente, altre invece sono solo partecipazioni, e particolarmente nel mondo di V-Network, che è una società che abbiamo fondato assieme ad altri imprenditori una decina d'anni fa. Le aziende invece che seguiamo sono principalmente tre: una è un ufficio di ingegneria meccanica, la RAND, una è una società di produzione sigilli di sicurezza, che è la Omiloc. Invece l'ultima nata, la Frettobeg, è una società che produce delle shopper in carta su un brevetto nostro. Quante persone sono occupate nel vostro gruppo e che fatturato esprimete? Allora, il fatturato è di poco superiore ai 6 milioni, quello dell'anno scorso, e le persone sono quasi un'80ina. Bene, voi siete appunto degli imprenditori che siete partiti, se non erro, con la prima azienda ai primi anni del 2000 Sì, è così. e nel corso del tempo avete costituito altre realtà e avete appunto cominciato anche questa partecipazione dentro V-Network. Ci raccontate nella vostra storia imprenditoriale se ci sono degli episodi che in un qualche modo hanno segnato la storia, la vostra storia come imprenditori e che vi hanno fatto in un qualche modo pensare a un certo punto che le vostre competenze dovevano in un qualche modo aumentare. Sì, allora diciamo che con l'ultima nata, quindi erano tre aziende da seguire, e siamo entrati anche a far parte di un network di imprenditori veneti, che è V-Network, e dove c'è stato un inizio di confronto con altre realtà, perché le realtà le abbiamo create da zero noi, quindi mi viene a dire di pancia. E sul tavolo degli imprenditori, dove appunto facciamo parte comunque del board decisionale per gli investimenti, ti rendi conto che per avere dei risultati bisogna strutturarsi, e per farlo ci sono dei metodi ben precisi. Quindi ti trovi che in quel momento dici: ok, fin qua sono arrivato da solo, ci eravamo arrangiati fino a quel momento, e quindi volevamo dare dei risultati diversi strutturando, quindi mi piace dire strutturare il risultato. Cosa possiamo fare per? Ero all'Università di Padova e ho trovato il totem del CoA con la parte commerciale, e quindi mi sono informato di cos'era. Era una realtà che non conoscevo fino a quel momento, e quindi niente, ho raccolto le informazioni. Mi sono anche confrontato con vari imprenditori e ho scoperto che altri l'avevano già fatto prima di me, e che è diciamo, un buon restart per ricominciare a ristrutturare l'azienda per ottenere risultati diversi. In effetti, voi vi siete iscritti entrambi insieme alla nona edizione del Master tra il 2014 e il 2016. Peraltro, se non ricordo male, in quel periodo il vostro gruppo di aziende contava dei numeri più piccoli, nel senso in termini di numero di persone, in termini di fatturato. Ecco, in qualche modo quindi la vostra modalità di gestione, di organizzazione è cambiata. Ci raccontate qualcosa in questo senso? Come cioè avete cambiato il vostro modo di gestire le vostre organizzazioni? Sì, beh, abbiamo introdotto tutta una serie di sistemi di controllo e di gestione. Abbiamo introdotto dei sistemi DBI per il controllo, ad esempio, di quello che c'è stato a livello di offerte, di preventivi, di consuntivi e via dicendo. Abbiamo introdotto una serie di analisi di bilancio periodica con dei consulenti a quel punto che si danno indicazioni. Poi abbiamo fatto anche un grosso lavoro sul personale. Sì, diciamo che avevamo abbastanza ricambio del personale. Sappiamo che il valore umano all'interno dell'azienda è quello che molte volte fa la differenza
sulla prestazione di ogni singola area. Quindi come abbiamo strutturato in questo momento il controllo di gestione, un budget con i commerciali che non era così scontato nelle nostre realtà, quindi abbiamo strutturato tutta quella che è il controllo per prodotto, per area, e quindi poi siamo riusciti ad implementarlo a livello commerciale, e mi viene a dire con successo, rispettandolo. L'anno successivo abbiamo fatto lo stesso budget anche per il personale, dichiarando qual era la crescita che volevamo decisa per area. Abbiamo sistematizzato delle prove per le risorse umane in modo da avere esattamente il profilo che ci serviva, che mettendo insieme questi tipi di sistemi di selezione suddivise, non so, nell'area tecnica, nell'area amministrativa, nelle varie produzioni, diciamo che abbiamo un personale che ruota veramente poco adesso, e dichiariamo anche in che mese dobbiamo fare le assunzioni. Poi quest'anno, insomma, il periodo non ha aiutato, però fino, tanto per dare un numero, a gennaio, metà gennaio, avevamo già le assunzioni e già individuato le persone fino a luglio del Covid. Quindi abbiamo sistematizzato anche questo, perché la crescita passa avendo una società di servizi, che comunque le società che fanno produzione sono comunque società dove il know-how è interno e viene da noi, passa per il personale, quindi per noi è una cosa molto importante. In effetti un'azienda che cresce, cresce evidentemente anche nel numero di persone, e ha bisogno anche appunto di strutturarsi in questo senso. Se voi avete fatto il master insieme, ritenete che l'averlo fatto insieme possa aver dato qualcosa in più dal punto di vista del ritorno dal master stesso? Ha fatto bene sia a livello aziendale, perché ci parli subito degli argomenti che tratti, e anche a livello nostro personale, nel senso che ci ha regalato del tempo tra noi, diciamo tra amici imprenditori, e che noi abbiamo potuto metterci a parlare tranquillamente senza avere persone attorno, che sappiamo tutti che quando si è in azienda non è così semplice trovare gli spazi. Poi contate che noi facciamo parte di una generazione che non ha l'ufficio, perché il nostro ufficio è questo, ok? E quindi ci sediamo nelle varie scrivanie degli uffici dove dobbiamo operare. Quindi essere lì ha dato, almeno per noi, perché è soggettivo, ha dato i nostri vantaggi, sì. Poi cosa vuoi? Il risultato del master è un business plan alla fine. E anche quello, averlo fatto assieme, è una cosa già condivisa all'inizio, su quale ragioni appunto di vari aspetti assieme, no? Certo, in un qualche modo ha velocizzato evidentemente un processo decisionale che poteva già essere veloce, ma il fatto che avete avuto modo di vedere l'azienda insieme da un altro punto di vista e avete potuto condividere poi insieme immediatamente, no, il framing, se volete, del problema o dei temi che emergevano durante il master, probabilmente, quantomeno come dite voi nel vostro caso, è stato un aspetto positivo. Certo. Ronnie, Marco, grazie per averci dedicato del tempo, grazie per essere stati con noi a MBA Imprenditori Stories. Grazie a voi l'invito, è stato un piacere. Ciao a tutti. Ciao a tutti.